Giovedì Scienza festeggia il traguardo dei 30 anni presentando la nuova edizione degli incontri dedicati alla scienza e ai suoi protagonisti. Dal 26 novembre al 17 marzo nomi illustri della scienza e della divulgazione come Piero Angela, Mauro Salizzoni, Amalia Ercoli Finzi e Pier Giorgio Oldifreddi si confronteranno con il pubblico per rispondere alle grandi sfide del futuro. Alla storica sede del Teatro Colosseo si aggiungono l'Università degli Studi e il Politecnico di Torino. Giovedì Scienza si propone di raggiungere un pubblico ancora più vasto di quello raggiunto fino ad oggi. I numeri confermano il grande interesse per la manifestazione. 500.000 di spettatori in poltrona, ai quali si aggiungono oltre 550.000 nel web. 430 incontri per un totale di 650 ore di scienza spettacolo e 500 relatori di fama nazionale e internazionale. È sempre più numeroso il pubblico che segue le conferenze spettacolo non dalle poltrone del Colosseo, ma collegato in streaming live, da casa o dal proprio tablet, in ogni parte d'Italia o ovunque nel mondo, grazie anche alla traduzione delle conferenze in inglese. Dalla medicina alla robotica, dalla fisica all'aerospazio, alla logica alla matematica, fino alle neuroscienze. Questi i temi sui quali i relatori si confronteranno, mantenendo saldo il collegamento con i temi di stringente attualità. Lo scopo di questa iniziativa, veramente coraggiosa, soprattutto quando è iniziato, è quello di rendere amiche, non dico facile perché la scienza non è facile e il pubblico non è interessato alle cose facili, alle cose banali, è interessato a qualcosa che sappia agganciarlo, che sappia interessarlo e sappia tirarlo su, fargli fare un salto di qualità. Quando si esce dal Teatro Colosseo si è sempre un po' più cittadini, si è sempre un po' più persone informate, persone sensibili di quando, diciamo, si è entrati. Si è creata una comunità che per fortuna è popolata non soltanto dagli affezionati, che in alcuni casi sono anche ormai persone anziane, ma da tantissimi giovani, e questo mi sembra che sia un segno di grandissima civiltà. Quando si parla di cultura molto spesso ci si riferisce soltanto ad altre cose, pure importantissime, come il teatro, come l'arte, come il cinema, molto spesso dimenticando che alla base di tutto c'è la ricerca scientifica, la ricerca della verità, diciamo, la ricerca del nuovo, con le sue applicazioni tecnologiche che ormai condizionano ogni momento della nostra vita, forse fin troppo, ma proprio per questo motivo bisogna esserne consapevoli.